Il Chieti alla fine si tiene stretto il pareggio. I neroverdi oggi in divisa rossa hanno strappato uno 0-0 contro l'Atletico Ascoli, che è stato sicuramente più brillante sotto il profilo fisico, oltre ad aver confezionato più occasioni da gol, di cui una, il rigore fallito, clamorosa. Il Chieti si presenta al match senza alcune pedine importanti, gli infortunati Erdemagni e Giambò, oltre agli squalificati Forgione e Vesi, assenze che hanno costretto mister Chianese a cambiare sistema di gioco, schierando un 3-5-2. Buono l'esordio dell'ultimo arrivato Salvatore, anche se lì davanti il Chieti ha fatto molta fatica a confezionare azioni pericolose. L'Atletico di Pirozzi è parso già in palla e da neopromossa ha provato a piazzare il colpo del KO. Allo stadio Don Mauro Bartolini 500 spettatori, di cui 250 arrivati da Chieti. A fine partita giocatori e tecnico neroverde a prendersi comunque gli applausi, ma domenica nel derby dell'Angelini contro l'Aquila i tifosi sperano di vedere un'altra squadra. Ed ora le azioni salienti del match con le immagini di Alberto Capo. Il Chieti sembra partire con più grinta e all'ottavo ci prova Gatto, innescato da Moro. È solo un lampo, perché poi sono i padroni di casa a venir fuori. Undicesimo, Traini di testa da buona posizione, colpisce male. Diciannovesimo, Serra costretto ad uscire a valanga su Ciabuschi per evitare guai. Al 34esimo si rivede il Chieti con un'azione insistita di Salvatore che semina avversari in area, palla bassa, ma Gatto viene anticipato. Il primo tempo si chiude con l'occasione più ghiotta per l'Atletico. Olivieri tutto solo in piena area, tira al lato. Ripresa, Chianese manda in campo Mancini per Moro, un modo per cercare di dare maggior peso in attacco, ma è l'Atletico ad accarezzare il vantaggio. Dodicesimo, trattenuta ingenua di Capitan Spinelli su Traini. L'arbitro, che ammonisce il giocatore cortese di Bologna, indica il dischetto. Dagli 11 metri Ciabuschi, tiro potente e angolato, ma Serra è fenomenale, ribatte e poi salva tutto. Girandola di sostituzioni, la gara si spegne un po'. Al 31esimo l'unico acuto del Chieti della ripresa, che però può far male. Il neoentrato Romagno, sugli sviluppi di un corner, colpisce in pieno la traversa. Non accade più nulla, 0-0 e tutti a casa.